cose che ci dobbiamo raccomandare a vicenda. Non ci facciamo la guerra. In fondo è una precauzione che prendiamo per Mirko, no? Non è facile per un bambino vedere che il padre se ne va via di casa. Se lo dici così sembra che è colpa mia, non è colpa di nessuno, è successo. Andrai? In un'altra casa. Non pare a quella faccia che vai, chiami il portino, mannaggia la miseria, neanche il portino. Non ti fa ridere il posto. E ne devi andare per forza. Ascoltami bene. Siedi là. Mirko, papà non va via di casa. Cioè va via da questa casa, ma io continuerò a pensarti. E poi una sera a settimana ci vediamo. Il sabato e la domenica di tutto il mese. Penserò sempre a te. Ci possiamo telefonare. Qualche volta passo a trovarti a scuola, in piscina. Papà! No. No, Mirko. No, non fare così. Che fai, piangi? Non devi piangere adesso. Mirko. No, non è nei patti, non è giusto. No. Lascia, ma Mirko! Ma ti sembra giusto piangere a questo punto? Se mi piangi qui e la telecamera è lì, mi copio! No! Ma stappo un corno, Osvaldo! Ma l'hai visto come lo fa apposta? Ma perché? Anzi, di lei la voglio dare, perché lei si è messo a piangere a questo punto della sceneggiatura dove scritto dove è scritto dove sta scritto. Signori, io non ho mai fatto in vita mia toccare le pagine di una sceneggiatura. Questa deve essere immonda, le strappa, ci sputa sopra con i suoi atteggiamenti. Dove sono gli autori? Voi dovete protestare. Non si fa, che licenze di autore, non ha professionalità, se un bambino se ne andasse alla sigla, se ne tornasse in scuola elementare e imparasse la disciplina, perché questo ragazzino non ha avuto maestri che lo hanno messo in via, perché quando cantato io a recitare c'era un signore regista che si era alzato solo il dito e diceva che fatica, hai alzato il dito, Davide, perché non so parlare prima di aver fatto 20 anni di teatro. Per tornare l'attenzione qui, la recitazione, signori, un paese allo sfascio, non si capisce più niente, dove continuare a vivere in un paese allo sfascio, e la deriva, perché siamo al dilettantismo. Non dite niente, ma che ne faccio? Protestate anche voi! Ma perché saremo queste facce fesse? E non dite niente, tu sei stoltore delle mie. Devi tu per prima Forse mi metto qua. Bravo, hai fatto proprio bene. Forse esagerate, ma scusate, ma... No, hai fatto bene. Guarda che io lo conosco da quando aveva 3 anni, è sempre stesso. È insopportabile. Sì. Oh, ma finalmente qualcuno gli dice cose come stanno. Ma io, bambina? È troppo presuntuoso, non gli dovrebbero far leggere i dati audite. Ma quello quando esce spacca. Ma vabbè, spacca, ne esageriamo. Invece quando esce Arturo, che è così bravo, non succede proprio niente. Come niente? Come niente? Il grafico va a picco. Grazie, Paola. Arturo, vedi che ti dico, va a finire che invece di essere tu il protagonista diventa il bambino. Niente di meno. Ma come diventa? Quello è il protagonista. Paola, non mi difendere, fammi la cortesia. No, ha ragione. Arturo, scusa, io avevo pensato, ma invece del padre, non ti conveniva fare la mamma? Nella fiction. Avevi più successo, secondo me. Io? A mamma? A mamma e sembra mamma. Arturo, scusa. Dimmi, Paola. Scusami Arturo, non è per farti un rimprovero, ma la tua reazione è stata veramente eccessiva. Il bambino ci è rimasto molto male. Ci sono rimasto peggio io. Ha fatto una cosa gravissima.
si è messa a piangere quando non doveva, in una scena mia, su questa spalla qua e mi ha coperta la telecamera. Ma scusami, amore, Arturo, questa è una tua paranoia, è un problema tuo. Il bambino neanche le capisce queste cose, lo dovresti conoscere, non ha nessuna malizia. Senza malizia, come mai sbaglia sempre contro me e mai contro lui? Ma tu non puoi capire, perché lui ha l'istinto del grande attore. Invece tengo l'istinto e l'ultimo fesso. Ma poi lo sai che è affezionato a te, forse per tutto quello che c'è stato fra di noi. Barbara, se la porta aperta. Barbara, io ho un ricordo fantastico di quella settimana che siamo stati insieme. Quando è stata? 3 anni fa. 2. 2 anni fa, esatto. Però non credi che lui sia affezionato per la settimana che siamo stati insieme. Quello è un bambino anaffettivo. Arturo, non ti permettere di dire certe cose, no? E poi mettiamo subito le cose in chiaro. Se tu vuoi continuare a lavorare con lui, bisogna che andiate d'accordo. Allora, Barbara, innanzitutto è lui che lavora con me. E non mi minacciare. Mamma. Amore, sei già pronto, ma quanto sei bravo. Ciao. Ciao, caro. Mamma, Kerry, lo sguardo di Satana. Buongiorno, complimenti. Grazie. Ciao, Federico. Ciao. Mamma! Mamma! Sì. Mamma mia, Ronny, come mai arrivi così all'improvviso? Mi fai spaventare, il cuore si ferma. Dov'è mamma? Sino là, su, terrazzo, con criminale. Con? Criminale? Che criminale? Con criminale. Con criminale? Condominiale, Ronny, impara a parlare l'italiano. Comunque, che sta facendo? Sta fumando? Dì la verità. Non girare la testa, sì o no? Sta fumando. Non devi comprare le sigarette a mamma perché soffre di enfisema polmonare, malattia, muore. Mamma muore se fuma. Ma se io non porto sigarette, se non la dici che mi leva permesso di soggiorno? Sì, è che l'ufficio immigrazione, mia mamma, non le dare rete, quello lo fa per spaventarti. Tu sei un uomo libero. Adesso andiamo sopra al terrazzo e la sorprendiamo. Mi raccomando, saliamo quatti quatti. Oddio. Eccola qui, con peccato. Ma che vieni sul terrazzo condominiale? Avevi promesso che non fumavi più. Sono nervosa, va bene? Sì, quante ne hai fumate? La prima oggi. La prima? Sì. No. Sicuro? Sì. No, lasciami stare le piante, eh? Guarda qui come i bambini, le nascondo, le seppellisce sotto la terra. È un cimitero di cicche. Fanno concime, caro. Ma quando mai concime? Non, signore, la cenere fa concime, non la nicotina. Oh. E piccioni, mangia melone fuori piccioni. Si mangia il melone? E piccioni, mangia melone fuori veleno, piccioni. Veleno, non melone, per la ragione. Mangia melone piccioni. Ho capito, fuori. Ma non ti erano antipatici i piccioni, a Tironi, comunque ha ragione. E lui lo spione. Ma che cosa? Vedi, detto, è infido, quelli sono una razza infida. Infida, però le sigarette le mandi a prendere a lui. Oh, se no gli faccio togliere per mezzo di soggiorno. Sì, ho ministri dell'interno. Ma smette, Pallocchiolino, quello ci crede e si spaventa. Non le dare retta, Ronny, devo scappare, ciao. Sempre di corsa. Sì. Mi hai portato l'autografo di Zingaretti? No, non l'ho incontrato. Ma figurati se quello incontrava te. Perché? Quello è un attore vero, caro. Ah, invece sono un pupazzo. No, tu fai teatro. Buona serata, mamma. Sì, buona sera, caro, ciao. Oggi inizieremo lo studio pratico della degustazione, che si divide in 3 fasi: l'analisi visiva, olfattiva e gustativa. Questo vino proviene dall'Alto Adige ed è un Müller Thurgau di Keckmeier 2007. Potete ammirare lo splendido giallo pallerino che riempie il calice. Adesso immergete il naso nel bicchiere. Lasciatevi sedurre da questi magnifici profumi.
signor Camisi. Scusate, chiedo scusa, signora Eva. Ci vediamo alla prossima lezione. Buonasera, scusate, deve essere una cosa urgente. Buonasera. Stai facendo un chiasso, una figuraccia, che ci fai qua? Ma come che ci fai? Qui sta succedendo un 4:48. Okay. Un casino. Un 48, ho capito, tu stai a sbevacchiare dentro la cantina. Ma la cantina? Non ti permettere di toccare la borsa, sai, eh? Enrico! Non ti ha permettere! Enrico, chiedo scusa, è il vetturiere dell'albergo. Ma che vetturiere? Che io tengo la macchina, non c'ho bisogno del vetturiere. Ma perché porto calesse, ma sino un cafone? Arturo, mi ha chiamato Barbara, va bene? Sì, adesso si mette a chiamare pure a te quella mi fa di cattive parole, ma... Io te lo devo dire mille volte, Arturo. Ma insomma, mi vuoi spiegare che cosa è successo? Adesso tu mi dici per filo e per segno come sono andate le cose, Arturo. È sempre la stessa storia. Lo stronzetto mi ruba la scena. E la stronza, Barbara, minaccia, allude. Minaccia, allude, perché se lo può permettere, Arturo. Non ci dimentichiamo che noi questa serie la facciamo perché Barbara è la sorella della moglie, del fratello di... Dello zio, della... Enrico, lo so benissimo. Ma io non mi faccio ricattare da un moccioso di 8 anni. Arturo, guarda che non ti conviene di metterti contro a Barbara, lo sai, eh? Lo so, hai finito. Andiamo, bello, su. Tu domani prendi e gli regali dei fiori. I fiori? A una donna? Ma figurati, non l'ho mai fatto, non ci riesco. Bravo, compiacitene, bravo. Comunque, non ti va di comprare i fiori a una donna? No problem, ci penso io a ordinare. Tu l'importante è che a me mi scrivi il biglietto. Il biglietto. Così quella Barbara domani quando entra dentro al camerino trova i fiori e si rilassa. Ormai la dovresti conoscere. Quella è una creatura che sta sulla difesa. È una creatura che si sente minacciata, soprattutto dall'uomo. È una creatura introflessa. Introflessa? E che vuol dire? Come che vuol dire? Intro dentro. Flessa piegata. O dubbi l'acqua? Arturo, bell'acqua. Introflessa, uterina, ma tu l'etimologia della parola non la conosci proprio? Le? Etimologia? Etimologia, vai. Etimologia, giusto, tieni ragione. Insomma, tu mi stai consigliando una scopata riparatrice? No, io non ho detto questa, eh. Queste sono cose vostre, io non ne voglio sapere. Arturo, per piacere, non mi fa fare la parte dell'approfittatore meschino perché mi incazzo, eh. Io lavoro per te. Io mi preoccupo di te. Io tutelo i tuoi interessi. Tu tutela soprattutto i tuoi interessi. Arturo, può piacere, scrivi sto biglietto, da Arturo. E dimmelo tu che devo scrivere, detta. Arturo, una cosa semplice. Cara Barbara, scusami tanto. Ieri ho esagerato, lo ammetto. Ti posso riparare. La macchina che sei scassata, ma che sa... Arturo, ti posso riparare. Quando uno chiede scusa, ti posso riparare. No, si dice posso riparare, senza te. Senza te. Ma l'hai fatta le scuole? Come no? Io ho fatto la scuola americana. Americana, l'italiana proprio zero. Certe parole. Arturo, vogliamo arrivare in fondo a questo biglietto, sì o no? Forse. Cara Barbara, ti posso invitare a cena? Tu quando vuoi spendere per i fiori? Vale, signora Ambrosini, Barbara Ambrosini. Secondo piano, in fondo al corridoio a destra. Grazie. Prego. Signora Ambrosini, per lei. Grazie. Mamma, per favore, sto ripassando la parte. Puoi chiudere anche quell'altra porta? Sì, amore. Allora, accetto. Casa tua, casa mia, ristorante. Ristorante, poi casa mia? Può darsi. E allora, hai visto che la mamma è conquistata? Sì. Ma dobbiamo mettere solamente la bandierina sopra la creatura. Ma che è? Il mondo è bianco. Guarda, una carezza, un sorrisetto, un bacettino. Un po'. Ti vergogni o no? Ti devo imparare, ti devo perdere a te. Bene. Grazie. Capito dove devi andare, genietto?
Cosa vuoi dirmi, vecchio coglione? Lo so qual è il mio posto. Hai messa la sedia nei segni, buffo biondo. Attento a non cascare dalla sedia, rimbambito. Non credere che perché ho regalato una rosa a tua mamma io mi sia ringoglionito. Cosa ridi? Ripassati le battute che non ne indovini una. Tu prova a farmi lo scherzetto della battuta sbagliata e poi vedi. Vuoi fare il simpatico? Ti do un cazzotto in testa da interrompere la crescita, ti faccio bambini fino a 80 anni. Ok, siamo pronti? Liberiamo il campo, per favore, grazie. Siamo pronti, in motore? Guardate là, guardate. Quello già ha gli occhi lucidi, pronto a piangere. Ma come fa? Secondo me la mamma fa un briaca. Partito. 14, 1 terza, due macchine. Azione! Buon appetito. Non è possibile. Stop! Arturo, scusa. Scusate, ma era spento, eh? Davvero, era spento. Deve essere un problema di campo magnesio. Scusate. Pronto? Regina, ti ho detto mille volte che non mi devi disturbare sul lavoro. Ma con me eravamo d'accordo. E volevi la casa e ti ho dato la casa. E la casa in campagna e ti ho dato... Come non c'è sta la casa in campagna? Il terreno c'è sta. E quando vuoi ti costruisci la casa. No problem. Regina, non mi soppressare sul lavoro, d'accordo? Basta adesso. Stop! Stop al telefono, eh. Voi azioni. Ciao, Miro. Buongiorno. Buongiorno. Papà. Arrivederci. Papà. Ah, mi hai riconosciuto il personaggio della fiction, grazie caro. Che c'è? Vuoi un autografo? Ce l'hai un foglietto? Dove te lo scrivo? Sei fortunato. Oggi, chissà come mai, me le sono portate appresso. Le cartoline, va bene? Ce l'hai una penna, almeno la penna te la sei portata? Oh, ma che sei muto? Qualcuno c'ha una penna? Guarda, non è che c'è una penna, papà, senza... Aspetti. Stefan. Mamma, andiamo più tardi. Senza... Grazie, Federico. Vabbè, fino a sera, qualcuno c'ha una penna? Cerchi mi, sì. Stai a mezz'ora il caffè. Dire che... Si gira? Si gira. Lo so. Non ho il tempo. Allora, come ti chiami? Mirko. Ma davvero? Come personaggio... Meno male che tu sei simpatico, lui no. Non lo dire. Segreto professionale. A Mirko con simpatia... Papà. Bravo, lo firmo papà. I bambini avete una sensibilità unica. Se ne da fa. Tutta tua. Papà, non mi lasciare. No. Mirko, non si possono toccare gli attori. Lasciami, su. Lascia, no. Claudio, sì? Vedi un po' sul bambino, secondo me non è normale, ma che sta l'autografo, perciò mi pareva strano. Lascia, scusate, conoscete questo bambino? Papà. Sapete con chi sta? Con chi sei entrato, caro? Miro, è tuo, sai di che? Papà. Fate qualcosa. No, dai, lasciami i polsi, caro, dai, non fare così. Oh, per favore, conoscete questo bambino, neanche voi? Nessuno ha visto questo bambino? Nessuno sa con chi è entrato? Papà. Mi dici con chi sei entrato? Claudio, è vero il suo bambino che mi scusa, caro, e devo scappare. La cartolina, state bene, arrivederci, caro. Papà, lasciami. Di sommelier. Cioè, sì, abbiamo un insegnante bravissimo. Non c'è mai stata la musica qua, stai scamerando. Legge ad alta voce, dai. Mi piace quando un uomo mi legge il menù. Sì, va bene, alta voce. Scusa, ma è una cosa, ma non è Federico in questo video? Sì, è Federico. Beh, hai ripreso? Ma sì, ci sta una ragazza a casa, ma così sto più tranquilla.
Ma lui lo sa che è spiato. Ma no, la webcam è nascosta. Non voglio che pensi di avere una mamma apprensiva. Ma lo sei. Leggi. All'antipasti, carne o pesce? Pesce, tutto pesce. Abbiamo preso il rosso. Beh, prendiamo il bianco. Pure il bianco. Cagliottiglia. Allora, terrina di caviale beluga al profumo di tartufo di ala. Sì, sì, dai, prendilo. Sei piatto ricco. Poi? Alice in dorate fritte, no, già sei niente. Perché? Tutto pesce, prendiamole, dai. Ma pensi che fa peso, no? Un assaggino, poi? Aragosto alla catalana. Adoro. Ma ci sta la cipolla. E allora? Se dopo ci vediamo a casa. Non ci cade mucci. Che la frusta, non è nuda pagliola. Non vedo niente. Allora, su, leggi, che c'è ancora? Credo che siano sarde a beccafico, no? Buone, prendiamone un po', dai. Ma su quelle imbottite. E allora? Poi? E poi, musicchie bicarbonate, tesoro. Ma che si sta a stuire? Lasciamo perdere il cibo, siamo venuti a mangiare qua, guarda. Ma scusa, se adesso Federico leggesse un fumetto di quelli spinti e poi si chiudesse in bagno a fare i fatti suoi, tu lo stai spiando, pare brutto. Arturo, ma che cosa dici? Ma lo sai quanti anni ha Federico? 8 anni? Ma come ti viene in mente? Scusa, no, guarda, siamo in un ristorante, che ti avevo scherzato, Scusa. Uè, sì, Enrico. 7. Urgente? Ma come faccio qua? Va, sì. Arrivo. Ciao. Scusa Barbara, Enrico, devo correre di fretta alla caserma dei carabinieri. Perché? È perché c'è un bambino che si è fissato che sono il padre. E allora? Devo scappare. Ma non sai che voglia c'avevo. Sto con Manu pazzo, ma c'è scappato. Mi dispiace. E mi lasci così? Ti giuro. Signor Cremisi, quando siamo arrivati agli studi televisivi, il bambino ha continuato ad affermare che lei era il padre. Ma non capisco come. Ci ha detto l'età, dove abita, il nome, il lavoro della madre. Insomma, ha risposto a tutte le domande. Il bambino ci è parso, come dire, perfettamente connesso con la realtà. Addirittura. E questo ci ha autorizzato a chiamarla. Ritracciare lei tramite il suo agente è stato facile. Prego. Grazie. Per quanto riguarda la madre, abbiamo avuto qualche difficoltà a trovarla, ma il problema è risolto. La signora dovrebbe arrivare da un momento all'altro, pertanto vi pregherei di attendere ancora qualche minuto. Accomodatevi intanto qui, vado a prendere il bambino. Ma vedi che si vede. Tu mi sputi tutto. Sì, in quale occhio? Leva sta lama, ma chi sei? Maresciallo Rocca, forza! Arturo, non pare il furbo, che cos'è che c'entra questo bambino? Ti ho detto che non lo so. Stamattina si è presentato davanti agli studi televisivi e mi ha chiamato papà e non smetteva più, non so perché. Ah sì? Sì. Ah sì, allora perché ti tambona? E forse non guida bene. Tambina, che tambona? Tambina, che quando sto nervoso mi sbaglio le parole. Tu stai incazzato a vita con le parole. Dai, con tutti quei casini che hai fatto con le donne, siamo sicuri? Ma quali casini? Io? Come quali casini? La tedesca? Quella di Corfù? In Turchia? Mamma, io confuso tedesca di Corfù. Ma pure che la geografia è litigata. Arturo, tu mi hai confessato che quella notte stavi imbriaco come una zampogna. Ma che c'è? Io avevo 17 anni, è successo 30 anni fa, sto bambino c'ha 6 anni. Vuoi scherzare, Arturo? Compiacitene, Compiacitene! Qua c'è di mezzo il minore! Papà! Oh, mamma mia, questo ricomincia un'altra volta. Piccolo, non so, papà. Lascia, glielo spieghi lei. Non sono tuo papà, per favore. Mirko! Ma che cazzo mi combini, eh? Mm? Mai vista. Ma tu ti rendi conto il potere della televisione? Quello mi ha identificato col padre morto. Oh, che storia! È una brutta storia. Brutta? Ma che brutta? Io dicevo che è storia per te. Cioè? Ma tu ti immagini la pubblicità, la reclame? Una coccagna! Una che? Coccagna. Cuccagna. Coccagna. Ma come, papà? Comunque, levatelo dalla testa. Non ci mettere il pensiero. Barbara. Per favore.
Non puoi parlare, eh? Non, ti prego. Ieri sera, quando sono uscito dalla caserma, ho provato pure a telefonarti, ma eri sempre irraggiungibile. Cercavo di dormire. Mi dispiace, comunque questo bambino c'ha una storia tragica. Poche settimane fa ha perso il papà. Vedendo la fiction, ha sostituito la figura paterna con me. Un transfert da fan. Ma tu come stai? Come sto? Mi ha lasciata lì come una cretina, che ho dovuto pure pagare il vino. 112 euro, ma non è un problema. No, è un problema, 112 euro, sono Mariuola. Quello è un vino che vale sia no 45-50 euro, su 200. Ma non ti vedo, mio figlio chiuso in bagno con il giornaletto famoso che non esce più. E quindi, che è successo? Ma come che è successo? Me lo chiedi pure. Sei stato tu a mettermi la pulce nell'orecchio che quello si chiude in bagno per fare gli atti impuri. Ma atti impuri, ma adesso... Io sono corsa a casa e gliel'ho chiesto. Dice a mammina, che cosa facevi dentro al bagno? Dillo. E lui sai che cosa mi ha risposto? No, che ha fatto? La cacca. Dove? La cacca? La cacca. In due bagni. Sei riuscito a rovinare il rapporto di fiducia che avevo con mio figlio. Grazie. Prego. Oggi perse 200 euro. Ciao. Ricordi? Ciao. Scusa, ho visto... Siccome stavo qui per caso, ho visto il locale aperto e pensavo di chiederti informazioni. Volevo sapere come sta il bambino. Tutto a posto. Oh, meno male. Io non avevo capito, né la fretta, né la... Quando ho capito che la situazione è drammatica mi sono dispiaciuto. Senti, non ho molto tempo da perdere. C'è qualcosa di preciso che vuoi chiedermi? No, volevo solo scusarmi. E di cosa? Del fatto che forse sono stato un po' antipatico con Mirko, ma non me l'ho reso conto. In fondo, se vogliamo, lui è un mio piccolo fan, dovrei essergli grato. Ho capito, ti farebbe comodo sfruttare la storia, vero? Gli elementi ci sono tutti. L'orfano, l'attore che fa papà in televisione. Eh? Sai che storia di merda per certe trasmissioni? Non ti ci provare. Ne conosco anche troppi di stronzi. Io e Mirko vogliamo solo essere lasciati in pace, è chiaro? Ma guarda che stai sbagliando. Io sono un attore già famoso, non ho bisogno di questi piccoli espedienti per farmi pubblicità. Cosa pensi solo altro chiederlo di te? La fa... La fa... Arturo Cremisi, lei mi conosce? È forte la luce, eh? Buonanotte. Ma noi ti abbiamo sempre voluto tanto bene. Noi... Ti abbiamo voluto sempre aiutare. Non mi toccare, ok? Andate via! Non posso in questo momento! Andate via! Ha detto che... Non... Ah! Non posso! Non posso adesso! Pazzi loro! Scusa! Scusa! Mezz'ora mi hai fatto aspettare. Per una volta che ti avevo chiesto di farmi un'iniezione. Mamma, mi hai aspettato in casa, non per strada sotto la pioggia. Sara, io ho detto, se non la casa, aspettare tranquilla, comoda. Shit. Che shit, mamma, ma che parole dici? Zitto, gli ho detto zitto in inglese. No, tu gli hai detto merda. Ma tanto quello non capisci. Sei da fa, sei razzista. Sì, razzista. Sei pronta? Hai disinfettato bene? Sì, già fatto. Fai uscire tutta l'aria. Fatto. Attento ai capillari. Mamma mia, che non chiama l'infermiera, fa sta cosa. Di pensare che potevi essere primario. Ma l'altro ieri il tuo sogno non era che facessi l'avvocato. Primario, professore, dottore, una professione paramedica. Almeno per essermi utile in qualche caso, no? No? Fai teatrini, lui. Chi c'è? Sì? Ma che è questa urgenza? Vabbè, arrivo, arrivo. Scusa, mamma, devo rinviare. Vabbè, sì, napoletano come suo padre, voglio di lavorare, saltami addosso. Se no la faccio io. Oh, shit! Luigi, per piacere, tengo da fare, su. Hai messo a dormire i bambini? Ah, è mezzogiorno, scusa. No, volevo dire mangiare, dato da mangiare. Ma perché ci fa il brodino che è quello non sta zitto? Ma come la trippa ai bambini? C'è dalla trippa. La trippa. Scusa, ti devo lasciare, No, io l'assegno gliel'ho inviato. No, non glielo invio un altro assegno. Grazie, adesso da fare, eh? Buongiorno. 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 Buongiorno, tutto a posto allora? Cosa? Vabbè. Vi abbiamo fatto convocare qui perché ci sono delle novità che riguardano le prossime puntate. Prego. Sì, e cominciamo... Da quella, diciamo, sostanziale. Alberto, papà del piccolo Mirko, deve fare un viaggio.
C'è una bellissima scena in aeroporto. Tu parti, sei febbricitante. Bellissima, vedrai. Bellissima. Beh, il bambino ti ha accompagnato, ovviamente. Ovviamente. E c'è anche tua moglie che... Grazie. Il bambino, ovviamente, vi vuole vedere insieme. E abbiamo inserito anche questa scena tra te e tua moglie. Bellissima, vedrai, bellissima. Bravi. Mancava proprio una scena così. Proprio quando stai per imbarcarti, il bambino fugge dalla mano della madre. Corre, corre, corre. In giamba? No, no, no. E facciamo un bellissimo carrello qui. Tu sei a metà scaletta. A un certo punto fai per camminare e ti senti di chiamare. Papà, rimane! Papà, rimane! Ah, bellissima, vedrai. Bellissima. E io rimango? No. Arturo, tu parti. E poi l'aereo cade. Quale aereo? Il mio? Come cade? Arturo cade. E gli aerei cadono, eh? Questo l'ho capito. Ma con me dentro? Certo. No, no, io non avevo... Cioè, con lui non dentro, lui fuori. No, no, dentro, dentro. E l'aereo... Cioè, io mi ero immaginato che lui a un certo punto, papapam, sparato da un paracadute, e allora vedevamo il personaggio, no, Umberto, papapam, arrivare sopra questi... Ma che è un aereo militare? Ah, tu, per piacere, fammi parlare, sto parlando di lavoro, non ti metti in mezzo, per piacere, questa non è una cosa artistica, scusa, io mi immaginavo poi, diciamo, il personaggio di Umberto, che è sparato, diciamo, fuori, e Umberto ha finito sopra quest'isola. Chi è Umberto? Umberto, il personaggio, il padre di Marco, scusami, Arturo. Mirko, io mi chiamo Alberto, statta zitta. Ma scusa, tu non ti chiami Arturo? Nella vita, questa è la mia gente. Scusa. Comunque, voglio capire, sto fatto dell'aereo, che cioè, quindi... Arturo, tu muori. Muoio. Ma però magari, diciamo, ci può stare un periodo in cui non si sa se è morto veramente, diciamo, arrivano i familiari, lo salviamo, non lo salviamo, si ricongiunge con la prima moglie. No, di colpo. Schiatto. Oh, però ci sono ancora due puntate, eh. Poi c'è l'incidente e alla terza muori. Questo è il nuovo copione. Scene bellissime, vedrai. Bellissime. Sei contento? Ammirate l'elegante struttura di questo vino. Signor Cremisi è in ritardo. Questo Chianti classico è uno splendido esempio di Sangiovese toscano. Capisci, Eva? Tre puntate mi fanno morire, cade l'aereo e muoio. Allora voglio, prima di morire, fare una cena, invitarla a cena, è possibile? La prego, Cremisi, adesso arriva il suo agente. Lascia perdere il mio agente, voglio ordinare i vini più costosi, ornellaie, sassicaia, tignanello, cade il bosco, amarone, sì? Va bene, signor Cremisi, no, d'accordo. No, senza aree di sufficienza, voglio una risposta, un sì, un no, un vedremo. Vedremo, vedremo, Arturo. Come lo dice bene il mio nome, lo può dire di nuovo? Arturo. Non è una R, è un terremoto dei sensi. Arturo, Arturo, mi piace Arturo. Arturo, dobbiamo andare, Arturo, dobbiamo andare. Che brutto risveglio. Andiamo, Arturo, che brutto risveglio. Arturo, ciao. Visto come dice bene. Andiamo, Arturo, il bambino è scappato di casa, è da ieri che non lo trovano. Mirko. Sì, signore. Se n'è andato, ha fatto bene, lo capisco, con quella mamma me ne sei andata anche, sta sempre nervosa. Arturo, il bambino è fuggito, forse non ci siamo capiti. Questa può essere la nostra ancora di salvataggio, Arturo. Ma qual anca? Scialuppo di salvataggio. Arturo, monta in macchina, andiamo. No, devo fare un momento, un piccolo bisognino. Ma che bisogno? In mezzo alla strada. È sufficiente sorta, già fa pipì. Arturo, può piacere, monta in macchina, andiamo. Ma che devo fare? No. Ma dove mi porto? Ma come dove? Dove è il tuo posto? Dove Enrico Pignataro ti farà arrestare? Perché ti tenga famiglia, Arturo. Io non mollo. Io tengo la moglie che è una sanguisuga, mi si mette qua. E succhia, hai capito? C'ho due figli, il più grande è un deficiente, si è fatto bocciare 3 anni di seguito e quel cornuto del professore mi ha fatto comprare i libri per tutti e 3 gli anni, hai capito, Arturo? Non mi fa partire per la tangenziale, per piacere. No, c'è sta traffico, mi chiudo d'accordo. Arturo, tu non hai capito, a me mi serve l'argent. L'argent. Dillo più piano. L'argent. Più volte. L'argent. Sottile. L'argent. Altra cosa? L'argent. È fatta.
Che hai fatto, Arturo? Mi sento le gira, le gira. Che hai fatto, Arturo? Ho fatto. Hai pisciato dentro la macchina, Arturo? Hai detto... Mirko è tuo figlio, eh? Tu devi parlare come se fosse veramente tuo figlio. Mettici da insofferenza, malinconia, dolore, tutto quello che vuoi. Arturo, ti, per l'Italia, per la nazione. Eccoci qua, siamo arrivati, no problem. Una parola? Una parola? Largo, largo, per piacere, corridoio, corridoio, per piacere. Ecco, vieni Arturo, prego, ecco. Molto piacere, Pignatale, Pignatale, molto piacere. Dove vai? Arturo, stai qua. Ecco, abbiamo uno script, il mio assistito lo deve imparare la memoria. Ma non serve imparare la memoria, è un appello, lo può anche leggere. Arturo, non serve imparare la memoria, è un appello, lo puoi leggere. Dove sta mamma Irene? Sta qua, mamma. Ecco, la mamma vicino al papà, giusto? Mi ha detto che c'era solo il TG. No problem, no problem. Diretta o difterite? È diretta. Difterite. Buonasera, siamo davanti a casa di Arturo Cremisi, il popolare papà della fiction televisiva. Cremisi è qui per lanciare un appello per far tornare il piccolo Mirko, di 7 anni, che oramai da più di 24 ore manca da casa. Prego. Buonasera. Mirko, spero tu possa sentirmi. Non sappiamo dove sei. Io e la mamma siamo molto in pensiero per te. Senti come parla questi, la lingua di cemento. E preoccupati. Ti prego, torna a casa. Miei signori e mie signore, Cristo sia mio favore, farò il nostro vostro cuore. Io non so le pelle. No, il negato è stato solo perché volevo capire quanto mi ami. Quanto mi ami. Quanto... No, non va bene questo. Un padre non deve pretendere l'amore del figlio. Io voglio essere un padre... che ama il proprio figlio senza pretendere nulla in cambio. Un padre deve essere la forza del figlio, buona nulla. Le sue radici. Non si ricorda la parte. Un esempio. Se la ricorda e come? Mirko, io non ce l'ho il cuore così grande. Però se vuoi io posso mostrarti la mia verità, il buio che mi raffredda. La mia inconsistenza, il mio cammino incerto, il respiro affannoso. Lo smarrimento, il burrascoso mare della vita. La vita reale però, non quella che mi sono costruito per potermi riparare. La tana. Dove fuggo, inseguito dai fantasmi. Se è questo che vuoi... Mirko, eccomi qui. Signora, spiace, bambino, sir. Anche io, papà, provvero, sir. Teatrini? No, signora Pumo. Signor Antonio, signor Antonio! Signor Antonio, signor Antonio! Oddio, non può parlare, è un pesce! Dov'è Mirko? Dov'è il bambino? Mirko, papà è in pensiero per te! Lo sta dicendo nella televisione! Papà ti aspetta! Grazie, grazie. Grazie. No, mi prega. C'è il nostro Arturo! Guarda, sto qua, buongiorno. Buongiorno. Ieri sera che emozione, quanto pianto, non riuscivo più a smettere. Ci prepariamo? Andiamo, sì, sì. Metto da sede. Quanto sei stato bravo, guarda, gli hai dato proprio uno schiaffo a tutti quelli che dicono che proprio un peseregge. Ma chi è che dice un peseregge? No, vabbè, male lingue, che dicono pure così curte. Dicono che sono curte? Curte, che c'entra? Una volta gli uomini così andavano. Una volta, ma nei garibaldini, te lì. No, perché la televisione fa vedere tutti più alti e più belli. Poi quando li vedi da vicino sono tutto quanto così. Sì, sì, nani e brutti. Comunque, sei stato proprio bravo. Veramente. Bravo, ma sei un taglio. Hai detto delle cose vere, intense. Grazie. Non si vedeva proprio che stavi recitando. Non recitavo. Tu posso dire la verità? Io avessi voluto una mamma come a te. Una mamma? Oh. Papà! Eccomi, Mirko. Non ti preoccupare, hai solo la febbre alta, stai tranquillo. Papà. Dimmi, caro.
È vero che parte. Papà, deve partire. E perché devi partire, papà? E tu non lo sai perché papà deve partire. Non lo sai che così è stata decisa. E ti fa per stop un corno. Quello gli fa piacere che papà parte, che piglia l'aereo e cade. Perché non è giusto che 30 anni di carriera con all'ultimo fesse cade con l'aereo. È morto mai qualcuno in questa soppa? No, o prima che muore. Arturo Cremisi, che vuoi? Scusa, Arturo, c'è una riunione straordinaria. Mi dovete imbalsamare, sì. Vi abbiamo convocato qui questa mattina perché ci sono novità che riguardano la prossima puntata. Altre? Alberto, il padre del piccolo Mirko, non parte più. Ah. Anna, la madre, va a prendere il bambino in piscina. Bellissima, vedrai, bellissima. A un certo punto si gira e si accorge che un altro bambino più grande di lui lo sta strattonando. Tira, tira. Si precipita verso di lui e scivola sul bordo bagnato e pam, cade violentemente a terra. Bellissima, vedrai, bellissima. Batte la testa ed entra in coma. Piccolo Mirko va a vivere con il padre a tempo indeterminato. Magari si risveglia. Te li porto domani i soldi. È che ci ho avuto una settimana piena piena di appuntamenti, guarda. No, 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 non sto a casa, sto dentro un albergo di merda, guarda. Comunque, adesso me ne vado a dormire perché... No, dico che vado a dormire perché domani mi devo svegliare all'alba. Va bene. Salutimi i bambini, Salutimi i bambini. Ciao, regina, ciao. Mamma mia, che scocciatura, sto telefono, telefonate. Regina, ti ho detto che domani mattina... Ehi, Arturo, bellissimo! Una settimana piena piena di appuntamenti, Arturo! Ti vogliono tutti! Ok, mi fido di te. Organizza tu. Va bene. Io no, sto a casa stasera. Voglio stare tranquilla, un sacco di tempo non passo una serata in pace. Sì, vabbè, tu molto ti devo lasciare, però. Ciao, fammi sapere tu. Ciao. Scusa, perché prendi questa bottiglia? È un sorso di champagne. Ma che sorso di champagne? Questa noi ce la fanno pagare. Questa costa la moneta, un sacco di soldi. Amalia. Ma quale Amalia? Teresa. Teresa? Teresa d'Amalia. Sono qui, peccatore solitario, sospeso davanti ad un dubbio. Un deciso e potente amarone, oppure il brio vivace di una fresa? Invitarti a sciogliere il dubbio è il modo più carino che ho trovato per chiederti scusa. Fammi peccare. Sì. Sì. Ciao papà. Ma dove l'ho trovato? Per strada, per puro caso. Guardi, l'ho riconosciuto subito perché seguo la vicenda televisiva, quindi di conseguenza questo è un bambino molto, molto, molto famoso. Ormai sì. Come d'altronde lei, insomma. Che lei, quell'attore, quello che fa... Non si ricorda il nome, quindi molto famoso. Arturo Cremisi. Cremisi. Sì. Devo chiamare la mamma, fissare i carabinieri. No, per carità, facciamolo rilassare, 5 minuti. D'altronde è questo il momento, caro dottore, in cui noi adulti dobbiamo dimostrare a questi bambini di avere in pugno la situazione. Quello che lei ne capisce di questo? Sì. Come mai? Sono psichiatra. Psichiatra? Sì, una coincidenza pazzesca. Sì. Lei non so se è al corrente della vicenda assurda in cui sono stato coinvolto dal bambino. Ma guardi che il mondo dei bambini è molto più semplice, non è il mondo di noi adulti, di questi adulti che si arrovellano, che si distruggono il fegato, che si fanno il sangue marcio, questi adulti così, diciamo, concentrati su loro stessi al punto da non accorgersi che questi bambini stanno chiedendo un loro aiuto. E che cosa chiedono, dottor Cremisi? Cremisi? Questi bambini? No, non suona la lampada. Amore.
Chi non ha bisogno d'amore? Tutti abbiamo bisogno d'amore. E questo bambino in maniera particolare. È un bambino molto sensibile. Sì, sì. Davvero tanto sensibile. Mirko? Mirko, ma vuoi una cioccolata calda? Prima la cioccolata calda e poi telefoniamo a mamma, va bene? Sì. Sì? Lo vuole un caffè? Sì, grazie, sì. Doppio, per favore. Sì. Fresa e amarone. Molto buona la fresa. Anche se però vedo qua che c'è un formaggio di fossa. Con il formaggio di fossa mi permetto di consigliarle l'amarone. Il caffè? Che c'è? Lo zio, prendere il caffè. Lo zio, quale zio? Lo zio Antonio. Chi è zio Antonio? Quel signore? Guarda che quel signore è il signore che l'ha trovato. Prendere la medicina. Ma quale clinica? Su, quale medicine? Medicina e caffè, no. Medicina e caffè? Ma glielo diciamo, medicina. Oddio mio, come mai stava a quattro zampe? Qua sotto... per lustra. Ma lei è proprio psichiatra? Sicuro, sicuro? Si è laureata parecchio tempo fa, forse. No, perché Mirko dice che lo zio... Chi? Lei. Che bambino, ha detto che lei non può prendere il caffè. Ma l'hai detto te? L'hai detto tu che non posso prendere il caffè? Ma rispondo, signore. Dì la verità. Non posso prendere il caffè? Ma non può prendere il caffè. E invece lo piglio. Quello lo piglio, capito? Invece lo piglio. Guarda un po', lo piglio il caffè. Ma tu lo piglia bene? Bravo. Fai complimenti. L'ho preso il caffè? Sei russo, sta. L'ha preso il caffè? Dottore, mi dicono che non lo posso prendere. Non lo prendo, non lo prendo, non lo prendo! Perché prendo le psicofarmaci. E lei perché allora prende? Diventa una bomba. Stamattina ha preso pure i farmaci. Dica di no. Ma quando osso che tena. Lutino Ruiz! Non buttare a morire, solo la pasta. Mi si è fatto solo. Calto, 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 calto. Che mi posso spogliare, mi posso spogliare. Dice, non faccio complimenti, basta che... Se ne va in la stanza. Stai attento al bambino, eh? Sì, sì, sto subito. Stai attento al bambino, non gli faccio del male perché. No, non mi sparate, vi prego. No, è no. Una banana! È una banana! È una banana! Ah, è una banana! Sì, sì, vada! Non buttato riso! Ma chi l'ha fatto uscire dalla clinica? Zitto! Voglio chiamare mia amica Carabinieri! Sta telefonando! No, non sto telefonando, giuro! Cosa fai? Niente! No, no, telefono! No, no! Osasso, no! 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 Allora! Oddio! Ah, oddio! Oddio! Se n'è andato! Calma! Mi sento la voce, ma non lo vedo! Se n'è andato, sì, però sei uscito! È uscito! Sta là fuori! Dove va? La lepre che fa le capriole! Il canguro! Ma com'è forte sto caffè? Era un canguro! Su tutti il canguro. Farà l'uccello che vuole. Speriamo che arrivo un cacciatore. Pronto? Ma ha lagato tutta la casa e ci ho messo delle cose per asciugare. Ecco, stanno nel mio letto. Senti, io prima di avvisare i carabinieri ho aspettato te, ho fatto bene. I carabinieri? Sì. E serve? Ma che stai scherzando? Ho fatto l'appello in televisione, si è smosso tutto l'Italia. Non voglio tanta pubblicità. No, io non ne voglio proprio, se è per questo. Ma ormai ho fatto questa messa in scena e dobbiamo avvisarli. Domani. Domani, d'accordo? Ora me lo porto via. Sì, ti porto pure a quell'altro, lo trapezzista. Il trapezzista è il fratello di mio marito. Ma non sta bene con la testa? Schizofrenico. Non so a come. No. Si tratta di sdoppiamento di personalità. Comunque non è pericoloso, non si preoccupi, signora. Suo cognato vuole molto bene a questo bambino. Sa, io sono medico. Grazie, dottore. Sarebbe necessario che lei mi portasse a casa almeno un paio di settimane. Una. Mi va.
Stanno uscendo. Prego, prego, scendete, scendete. Vedete, il bambino è tornato, il figlio è pronto. Generosità e amore, la fiction del momento. Ma sinceramente non ho niente di particolare da dichiarare, se non il fatto che mi sento sollevato, sorpreso dal fatto che Mirko sia tornato a casa, che sta bene. Soprattutto il fatto che sta bene è quello che conta, secondo me. Ma vogliamo mettere la prova di generosità, di altruismo del mio assistito? Sono Enrico Pignataro, molto piacere. Signor Cremisi, complimenti! Complimenti! Grazie! Cremisi, Cremisi, buongiorno! Grazie, mamma! Vabbè, è una bella cosa hai fatto! Ma non ho fatto nulla, per carità, grazie! Ma Cremisi, che me convieni? Hai visto? Metti incinta la francese! Incinta? Mica l'ho messa incinta! Ogni botta la tacca, Come si perde? Ha capito che mio figlio non è mio figlio vero! Leggi! Leggi che? Il suo capone! Andiamo Giacomo, che sei. Buona giornata, arrivi. Mamma, guarda. Arturo. Sei fermo? Sono appena tornata dal bar. Stanno parlando tutti di te e del bambino. Tutti quanti vogliono sapere questa storia, come va a finire e lui che farà. E mo vediamo. Pure due signore sull'autobus stavano a dire. Beh, certo che lui sarebbe proprio un gran fio della mignotta, se non se lo prende. Proprio due gran signore devono essere. Ah, tutto si può dire di Arturo, che è tirchio, antipatico, che non sa recitare, ma no, che non è di cuore. Che per me? Ma mo dice faccio. Arturo, veramente, non lo puoi deludere. Il bambino ha bisogno di una mamma. Ma sono un uomo, ma come mai si è fissato? Arturo, ma perché non lo prendi con te, Adottalo, sarebbe bellissimo. Sì, ha ragione, dai, Arturo, pigliatilla. Ma che sei, un pacco? Adesso vediamo. Oltretutto ti somiglia assai, tiene lo stesso naso a pippa tuo. Perché te conosci a pippi? Sì, pure a capo e bombo, come a te. Grazie. Poi l'occhi un po' sproporzionati. Non mostro. No, lui è carino. Lui? È meglio che me ne vado, sono stufa dei vostri insulti. E mo' basta. Non stavo di niente? Sta così per il fatto del bambino. No, sono le preoccupazioni di una mamma. Prenderti cura del bambino, è questo che il pubblico vuole da te. Una settimana, due settimane, un mese, fino a quando c'è attenzione, interesse. Perché qui ci troviamo di fronte a una nuova frontiera della fiction. È un format unico, a un certo livello, non per niente me lo sono inventato io. No? Sì, a proposito del genere, la mamma del bambino non sa come reagisce, quella è matta. Ma che matta, mo? Quella è grintosa. Ma tu non hai visto che talisma che tiene? Che? Un talisma. Carisma. Carisma. Comunque, io con questa storia ho chiuso. State buoni. Senti Arturo, quando erano due le braghette? Baguette. Due baguette. Baguette. Tu bacchette. No, questa è bacchette. A batteria, come la suoni tu? Con la bacchette. Signor Cremisi, posso farle una domanda? Ma ci conosciamo? No, però penso di avere una conoscenza in comune. La signora Irene, che noi siamo stati molto vicino a lei, al marito, caro ragazzo. Le abbiamo trattati come fossero dei figli uguali, ma non solo nei primi tempi, sa, come fossero dei figli giovani, senza lavoro, un'occupazione difficile. Noi li abbiamo un po' aiutati. La casa dove vive gliel'abbiamo venduta noi? Noi ci siamo fidati. No, ancora non hanno finito di pagarla. Non ci vuole dare i soldi. Dare i soldi. Almeno ci restituisce la casa. Ho capito, ma io che c'entro? No, ma tanto penso che verrà a vivere con lei. Chiariamo subito una cosa, signori.
Paino. Signor Paino, io non ho nulla a che vedere con la signora Irene, col bambino, eccetera, eccetera. Va bene? Sì. Argomento chiuso. Ma signor... Stoppa. Signor... No, Cremisi. Allora... Cremisi. Continuo ad appassionare l'Italia la storia infinita del piccolo Mirko. Non il personaggio della fiction interpretato da Federico Caruso, bensì il bambino reale. Il caso sta interessando alcuni esperti di neuropsichiatria infantile. Siamo nello studio della dottoressa Grimaldi. Paradossalmente, l'attore Arturo Cremisi dovrebbe assecondare il transfer del bambino fino all'estrema eventualità di condividerne la dimensione reale. Vale a dire, trasferirsi nel suo quotidiano. Non ce la faccio. Ma tu, per piacere, andiamo, dai. Ma è una malinconia. Questo è lavoro, Arturo. Ricordati tutte quelle povere badanti che stanno in Italia, eh? Che badanti? Ricordati la gente senza lavoro. Stai fermo, aspetta. Badando senza lavoro. Stai fermo, stai fermo. Che devo fare? Aspetta. Uno. Due. Azione. Ciao, papà. Ciao, Mirko. Casa di Irene di Mirko. No. Irene... Si può? Condividerne gli affetti familiari, le gioie che ne derivano, condividere gesti quotidiani come una frugale colazione. Buongiorno! Mamma, mi sbucate sempre all'improvviso. Buongiorno, sono Antonio, il cameriere. Di che? Se volete ordinare qualche cosa, avete già visto la lista, oppure posso consigliarvi qualcosa io? È un ristorante. Abbiamo dell'ottimo pollo, va bene il pollo? No, a me non un piace. Un po' di pollo? Ma soprattutto, partecipare al senso del gioco del piccolo Mirko. Chi è andato il calcio di Chiccio? L'arbitro, dov'è? Oh, ma quanti palloni ci stanno? Lui gioca, vuoi giocare, quanti palloni ci stanno? Oh, mi fate male, sul piatto vero. Sì. Questa apparentemente insolita terapia consentirebbe al bambino di interrompere, seppur momentaneamente, l'ossessiva richiesta del padre identificato con l'attore. Sputati in dall'occhio, ma non ci so vedere. Una volta raggiunta una parziale normalizzazione emotiva del bambino, si potrebbe avviare una fase di graduale distacco dalla figura paterna immaginaria, dando così la possibilità al piccolo Mirko di accettare la morte traumatica del vero padre, riconnettendosi al mondo reale. C'è sto quello vivo? No, dimmi di no, non mi fai impressione. Oddio, no. No, vi prego, mi fa. Oddio, l'ho ammazzato! C'è tagliata la capa! Mi fa il collo di pollo, mi fa impressione, c'è sangue. Ma non ci sono pollo. Vale a dire accettare la consapevolezza della sua condizione di orfano. Non è facile, vero? Come sono andato? Bene. Diciamo che eri credibile. Non mi sembri molto convinta. Beh, forse in televisione il ruolo ti viene meglio. È normale, in televisione non c'è stato Zia Antonio. Lo so, mi dispiace. Solo Mirko gli è affezionato. In questo momento ne ha bisogno. Allora io per qualche giorno continuo così. La mattina... Il pomeriggio dopo il lavoro, la sera lo metto a letto e poi me ne torno. Nei momenti tipici in cui il padre... Speriamo che gli serva. Allora, ciao. Aspetta, ti ho fatto fare le chiavi di casa. È la prima volta che una donna dà le chiavi di casa a me. Di solito sono io che devo dare le chiavi di casa alla donna, senza che ti aspetto a casa. Sì, vabbè, rosso il portone e blu casa, eh? È una battuta per il fatto che... sta sempre a ingazzare, che sta, mamma, no? Ciao. Ciao. Sembra proprio che tu sia destinato al ruolo di padre per forza. Solo che questa volta a tempo pieno e senza fuoriscena. E allora, Barbara, qual è il problema? Io sono sempre andato d'accordo con i bambini. Sono i bambini, alcuni bambini, che a volte non vogliono andare d'accordo con me. Attento, Arturo.
In questa storia non c'è copione. Ciao. Irene? C'è nessuno? Irene? Ce l'andò? Mirko? Dov'è Mirko? Dove ti sei nascosto, mascalzone? Dove si sarà nascosto, Mirko? Ah, adesso vado a vedere in camera sua. Giovanni! Dove li avete nascosti? Uè! Cip e Chop, cosa avete combinato? Me hanno fatto niente, hanno fatto... Te fatto? No, no, me hanno colpa! Ma c'è! La colpa la sua, vale la sua, con capes un po' screcio! Cioè, c'è un vagone con capes proprio niente! Ma te la zocca dura! No, 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 te... Riesco a fumare una sigaretta? No, prima. Ehi, a te, sei tu quello che deve dare i soldi ai miei zii, eh? Che hai detto? Come che ho detto? Sei tu quello che deve... Ehi, non fa finta, non capi, non fa francese. Mio zio me l'aveva detto, casi francese. Se Andrea e zia Luisa hanno detto che non la devi toccare. Cazzo zitto, guarda me, non ti permettere mai più di minacciare i zii nostri. Ah, ecco chi siete, i nipoti del paino. Sì, zio Andrea è fratello di mio padre. Noi due siamo due cugini perché lui è figlio di un'altra sorella. Poi spiegate, la parentela. Ehi, a noi la casa ci serve. Anche a me. E ve l'ho pagata quasi tutta la casa. Quasi? Molto di più di quello che vale. Ma che boh? Che? Mancano solo 30.000 euro. Ah, solo 30.000? Sì. Oh, se i soldi non ce l'hai, te lo vai, capito? Perché la casa ci serve a lui. Io mi devo sposare. La ragazza è incinta, hanno bisogno. Avete detto che si pigliava la pillola? Non vi bastano tutti gli interessi che vi ha dato mio marito? Ehi, hey, bella, guarda a me, ti diamo 2 settimane. Pure 3, a massimo 4. Eh sì, accetti tu. Oh, Francia, mi sa che... Con che ti faccio male? Connetto? Catto. Ti sei lavato le mani? Che stai facendo? Stai giocando? No, non sto giocando, sto guardando un concerto. Tu devi imparare a parlare, non si dice guardando, ascoltando un concerto. I concerti si ascoltano. No, io lo guardo il concerto, qui si può guardare. Attenti che cadi, qua si può guardare il concerto. Quando ero ragazzo io i concerti si andavano ad ascoltare, allo stadio, in piazza. Sono cambiati i tempi. Vabbè, adesso mettiti a letto, il concerto te lo guardi domani mattina. Non te lo metti il pigiama. Certo, lo metto dopo, vado in camera a letto, quando arriva mamma mi metto il pigiama. Aspettiamo insieme. No, tu ti metti a letto da bravo e io aspetto la mamma di là, su. Mi racconti sempre una storia, ma ci aspettiamo. Ah, ma questa è una scena che tu hai visto in televisione, Mirko. Allora, cerca di ragionare. Il bambino a cui racconto la storia quando lo metto a letto, di che colore hai i capelli? Biondi. Tu? Mori. E quindi? Allora tu non mi va bene perché non sono biondo. No, non c'entra niente il colore dei capelli, sto parlando di un'altra cosa. Quella scena del racconto notturno, io la faccio per finta. E allora che cosa vuol dire per finta? Per finta, quando uno fa finta, il contrario di per vero. Allora tu mi vuoi bene per finta o per vero? Certo che papà ti vuole bene per vero. Stavo cercando di spiegare. Sì, adesso dormi, dai. Dormi, dai. Tranquillo. Buonanotte, Mirko. No, gli volevo far capire la differenza tra finto e vero. Questo ragazzo è da capire, sennò mi fa confusione questo... Ma è successo qualcosa? No, niente. Ah, adesso puoi andare, grazie.
Narra e francese, brutto carattere. Guardate, guardate. È venuto un buco. Sta su una bottiglia di vina mia. Se l'hai sculata sana sana, 78 euro. La giacchetta mia, i piedi nudi. Che schifo. Ehi! La nonna, sono io! Ciao! Calma, calma, sono io. Infermiera? No, che infermiera? Portate il pappagallo al 5. Pappagallo? Che se l'è fatta sotto. Sì, ho catetere. Dormite, che mo viene il dottore. Buonanotte. Pusate la tromba. Buonanotte. Buonanotte. Mannaggia. Arturo, aspetta. Che c'è? Te la senti di venire a letto con me? Adesso? Con bambini in casa, anzi Antonio, no, non ce la faccio. No, ma hai capito? No, Mirko l'ha chiesto, vuole che ci stendiamo sul letto con lui. Scusa, pensavo che volevi portare la messa in scena fino in fondo. Tu esci in quel modo, a letto con te, io che devo capire. Devi levare la scarpa, vero? Ah, la levi scarpa? Sì. Presa in casa, no, anzi in giapponese. Ai, 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 ai. Che c'è? No, niente, che stando fermo nella stessa posizione per tutto questo tempo, ma sono incriccato. Beh, forse l'abbiamo abituato male. Insomma, 6 anni, dormi ancora con i genitori. Però forse faceva più piacere a noi che a lui. Buon per lui. Invece quando era piccolo mia mamma proprio non se ne parlava proprio, mamma mia. E una volta a 5 anni feci un incubo. Allora scesi dal mio lettino per andare da lei e farmi rincuorare. Come sollevai la coperta? Che è Billy Boy? Un pechinese, che li cane tandilla, con 2 denti affilati. Faceva come un serpente, non abbaiava. Era un serpente, morì a 32 anni. Bestiaccia, non tra... Oddio, lo tengo a guardia contro gli uomini che si permettono di entrare nel mio letto. È una tomba, non Ulietta, povero papà. Comunque la sua asprezza forse è servita per farmi affrontare meglio la vita. Ciao. Lui... Tuo marito? Sì, Alberto. Diceva sempre che eravamo su una zattera inaffondabile. Su un fiume tranquillo, in una foresta, senza animali feroci. Ma che? Gli animali feroci ce li abbiamo attorno continuamente. Il padrone di casa. E che ne sai tu dei Paino? Diciamo che ho avuto un contatto, li ho conosciuti. No, guarda, la cosa non ti riguarda, ok? E non ne voglio parlare. Me la sbrigo da sola. Non mi rispondo. Adesso puoi andare perché il bambino dorme. Grazie. Sicuro? Sì. Se mi dico me ne vado. Scusa, ma... Su braccio non ho capito uno. Sì. Ho capito di una specie di anguilla più grossa. A Napoli mangiamo a Natale. Ciao. Ciao. E non mi chiedere quello che stiamo facendo perché non lo so. Però Mirko è più tranquillo. Se serve a lui. Comunque Cremisi è meno stronzo di quanto pensavo. Davvero. Mio padre cominciò a importare viti da Bordeaux nel 1950 per produrre questo straordinario Cabernet Sauvignon. Questa bottiglia di vino che ho fatto decantare è del 1961, in assoluto l'annata migliore del decennio. E il valore economico di questo vino non è quantificabile, potrebbe girarsi fra 20.000 e 40.000 euro, ma il suo valore affettivo è inestimabile. Questa purtroppo è l'ultima bottiglia rimasta, e dividerla con voi, siete allievi della nostra bellissima Eva. Sarà un vero piacere.
Forse per gustarlo appieno sarà meglio lasciarlo riposare qualche minuto. Intanto, per ingannare l'attesa, la nostra cara amica ci farà omaggio della sua meravigliosa voce. Bene, signori. Ma come mi metti in piedi tutta sturata plan? Tutta sturata plan? Ambaradan. Ah, ciccicco. Guarda la mia gente. Io ho messo in piedi tutto questo. Io mi faccio in 4 e 4 8 e tu sì. Distruggi tutti in un weekend. 4 e 4, veloci. E se c'è stato un fotografo, un paparazzo. E allora? Artù, ma come non lo fai? Tu non ti puoi far vedere con una donna, lo sai o no? Perché sei geloso? Scherza, scherza. Tu lo sai che cosa diventi per tutti gli italiani? Eh? Tu diventi il babbo che ha abbandonato il figlio. Ma come non capisci che la tua carriera fa da così? Non ti agitare, non ti agitare. Ma dove vai? Scusami, operaio, quanto vuoi per questo vino? 50 euro. Chiappere? Signori, signori, da questa parte, prego. Salve tu, nonno! Aspetta. Non fa veloce. Gusto fruttato. Sorprendente. Incredibile, 47 anni ma non li dimostra. Senti un po'. Un'essenza straordinaria. Perbacco. È il caso di usare un termine banale. Divino. Signor Cremisi, e lei non dice niente? Ma da fango. Quando ci vuole, ci vuole. Salute. Che? Dov'è papà? Vuoi questa rossa? Dov'è papà? Sono il mostro della palude. Pronto? Sono lo zio Antonio, chi lo cerca? Una festa? Così bene, biondo. Andiamo via. Ehi, ma non è il bimbo che era scappato? No, non mi sembra, è scuro di capelli. Si è fatto bionda, i capelli lunghi. Federico, Federico, guarda chi c'è. Ah, sei arrivato, mi fa piacere. Vieni che ti faccio conoscere gli altri. Ragazzi, questo è Mirko, lo conoscete, no? È biondo come te, uguale. È vero, due fratellini. Tu devi essere il matto. Ma che domande gli fai? Veramente, se qui c'è un matto sono io, eh? Mamma, guarda chi c'è. Ma sei il cuccio. Amore, finalmente ti aspettavamo tutti, Mirko, su. Le vuoi fare due fotografie con Federico, eh? Ma
che fai con questa parrucca? Sei ridicolo! Via! Su, fotografate! Su. Dai, Mirko, sorridi, amore! Dai. Su! Cos'è questa faccia, amico del morto di gatto? Sorridi! Sorridi, per favore, se ne vada! Oh, 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 oh. Buoni col bimbo, buoni col bimbo! Ma se ne vada, per favore! Oh. Su! Oh. 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 Oddio! Ma chi è? Papà. C'entri qualcosa con quello che è successo? Stai scherzando, come ti salti in mente, non fa rimanere. No. Fai prima la domanda e poi mi piglia schiaffo, muovi gli schiaffo prima, se no non vale. E perché l'avete invitato? Dimmi che bisogno c'era? Figo, lui la Barbara è ossessionata dal successo. Figurati se si perdeva un'occasione del genere per fare pubblicità al figlio che avrà organizzato tutto lui. Tutti i sciacalli siete. Non è vero, non puoi pensare che tutti quanti vogliono approfittare di Mirko. Io vi voglio bene, mi devi credere. Fammi entrare. Ti prego, vieni. Cambia molto. Cambia co. Io adesso davvero vorrei fare qualcosa di utile per Mirko. Mi sa che niente di quello che facciamo sia giusto per Mirko. Posso? Non svegliarlo. No, no. Ancora non sa che Antonio è stato portato via in clinica, la combinata grossa. Mi dispiace. Guarda. Ha disegnato me. Il postino sono io. Ci siamo tutti e tre. Stasera non hai bisogno di restare. Vengo domani? No, no, domani no. Dopo domani. Ti chiamo io. Buonanotte. Se siete d'accordo con lo script, potremmo anche siglare il contratto. Ah, attenzione, qui sul contratto non ci sta scritto il periodo in cui andranno in onda gli spot. No, le date le abbiamo lasciate in bianco perché prima volevamo sapere il vostro parere. Scusate, hai visto, hai letto? È prevista la presenza di un bambino? Certo, il piccolo Mirko. Ancora? Sono 2 anni che mi perseguita. Basta, non ne posso più con questa storia. Diglielo tu e un rompiscatole, abbiate pazienza. Non mi venite a raccontare dell'Audi, del che quando siamo lui insieme in scena il picco sale, perché non è vero. Adesso il picco sale quando sono solo. La prego, signor Cremisi, la prego, si calmi. No, guardi, c'è un po' di confusione. Noi intendevamo il piccolo Mirko, quello vero. Quello che l'ha scelta come padre. Ah, hai capito chi intendono. Il Mirko per vero. Artù, è un buon contratto. Guardi, occorre solo il consenso della madre. Ah, sì? Ma allora no problem, è una mia cliente. Fate conto che ha già firmato. Stiamo in una botta di ferro. Sì, sì, è l'ultimo in LAN. Botte, che botta. Botte. A un certo livello. Fammi un commento a caldo, fammi. Ma quanto mi rubi per comprarti una macchina del genere? Mi sono voluto levare una soddisfazione, va bene? Quanto ti è costata questa soddisfazione? Ecco, il contratto che stiamo per firmare, me la posso permettere? Se firmo... Hai, scusa. Vieni, monta, dai, andiamo! Momento, andiamo, è incredibile. Stai attento dove metti i piedi, che la volta passata mi hai pisciato dentro al tabernacolo, eh? Dentro? Dentro al tabernacolo, l'interno dell'autovettura. Abitacolo! E rima, avevo una curiosità, quella scuola americana che hai frequentato, il professore di italiano, c'era? Come no? È morto prima o nella scuola? Metti in moto poi. Metti in moto, una parola? Cioè? A me me l'ha messa in moto quella dell'autosalone. E come faccio? E come va? Prendi il libretto delle istruzioni, da. Ma che è una lavatrice? Senti, lasciami parlare a me che la proposta economica ce la devo fare io, eh? E questo si accontenta di 4-5 mila euro al massimo. Allora, per favore, Rick, non cominciamo, eh? Fuscia calda. Io non ho mai fatto una cosa buona nella vita, a me questa volta fammi fare, divido a metà con Irene. Ma divido a metà, basta che l'agenzia, a parte.
Buongiorno. Buongiorno. E tu chi sei? Gabù. Che ha detto? E tu chi sei, Gabù? Tu chi sei, tu che vuoi? Bravo. Ma è straniera? No, tira la zeppola. E qua sei? Ma come fai il verso? Ti investo con un furgone. No, non ha detto investo, ha detto fai il verso. Ah, traduzione, non fa la traduzione simultanea. Oh, come pigli in giro? Tu fanno giro? No, ha detto che lo prendi in giro. Oh, quanto mai? Pigli in giro a me? Pigli in giro a me? Forse, come faccio male? Fate cagare così, sta capendo il bomba. Ah, entri, signor Crevisi, entri. Arturo, che faccio? Aspetto, Arturo? Ma lo sai che tu tieni una faccia cinematografica? Ma voi che fate qua? Questa è casa nostra. La casa ci serviva perché mio nipote, quello scemo, ha messo incinta una ragazza. E allora sa, mio fratello aveva bisogno di una mano. Mano? Ma Irene dov'è? E che ne sappiamo? Irene è una sbandata, ci deve ancora dei soldi. No, quando ci ha lasciato queste quattro cose saremo costretti a vendere per rifarci. Ma cosa vuole che ci facciamo con i disegni di un bambino? Ma poi tutte queste domande non capisco. E questa è casa nostra. Ma che fai? Scesa, corriere dei piccoli. Arturo, dobbiamo andare, lascia per, alla tua età, la roba dei ragazzini. Dobbiamo andare a trovare Irene, la nostra angolo di salvataggio, Arturo. Irene, Irene! Signor Antonio! Signor Antonio! Chi è? Sono io, Arturo, scenda! Scenda! Signor Antonio! 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 Sta facendo a lei che sta facendo? Antonio, per favore, le devo fare una domanda importante! Importante! Signor Anto! Per favore, Anto! Non ci sta niente da fare, con i matti bisogna essere determinati! Quella! Non si capisce niente, statta sì. Antonio, ho urgenza di parlarti. Orti! Quando fa così è montagna. Se vuole parlarci senza l'eco, deve salire su, a Zora, te capì? Vabbè, vado su, aspettami. Siamo le guide alpine, non lo conosciamo. Non mi impressiona. Occhio alle bolle d'aria! Ma può essere male, si ruia. Mamma mia, che occhi che c'ha! Alto là, non si può entrare. Sei una zona presidiata. Andoia, soffro di vertigini, ti prego. Muschin, comandi! Occhio alla mula! Andò, voglio sapere dove stai Irene. Perché lo vuoi sapere? Non l'ho neanche salutata. Brasile. No problem. Indirizzo e città, per favore. Sono a Caracas. Ma Caracas è in Venezuela. Dove? Via Spedaletti 32. Via Spedaletti 32 non c'è il numero. Piazza Mazzini non c'è il numero. Esatto, buono. Radio Taxi ricorda alla propria clientela che le risposte verranno date in automatico. Per ottenere il taxi basterà riagganciare. Mi sa fuda, sì, se mi sa fa. Alla rotonda effettuare un'inversione AO. Alla rotonda effettuare un'inversione AO. Non ce la faccio. Non riesco a mettergli la giacca. Mi sembra di preparare la salma. Ma nella vita nessuno è indispensabile. Il mio fidanzato mi ha lasciata. E io sto sola. Se si fa sentire a me. Si faceva la mamma. Ragazzi. È successo qualcosa? Scusa Arturo, cambio di programma. C'è una riunione straordinaria. C'è Arturo. Oh, Arturo carissimo, vieni, siediti. Accomodati con noi, ecco. Vieni vicino. Ho capito tutto. Oh! (Susurra)
Gabby? E ho capito, sì. Cioè, diciamo, sembra deve fare un personaggio, no? Certo, non sembra, una volta alternato. Il comico della domenica, diciamo. No, no, io non lo faccio il comico della domenica, eh. Ah, 2.000 euro. Neanche per 10.000. Oh. Senti, ma piace, io sto parlando di un altro assistito. Sicuro? Senti, no problem allora, eh. Poi la percentuale mia me la metti a parte. D'accordo. Madonna, non è che si portano via la macchina? Eh sì. Può darsi che passo il camion. Quale camion? Ah, monnezza, ma chi sa, gli lo scazzo. Sì, ma fammi la caricatura, tu. Questa è quella che ci possiamo permettere. Tu è un anno che stai fermo. Perché è colpa mia? Tu sei in caduta libera, hai grattato il barile, hai grattato. Hai grattato il barile? E il programma domenicano non lo vuoi fare. Ah, vedi allora che era per me la telefonata. Bugiardo, io il postino la domenica non lo faccio. No, tu lo fai, Artur. No, io questa Artur, cosa non tu la... tu lo fai, Artur. Sì, non l'ha molto pericolata. Signora, molto? Molto pericolata. Sarà 3 anni in Italia, preoccupate, mia mamma. Siamo arrivati, ecco qua. Neanche il giorno di mio compleanno è... Ma questa è mia mamma. Puntale. Puntuale. Puntale. Taccale. Taccale tale qua. Taccale a quel cornuto di padre. Però cornuto lo dice bene. Benissimo, di papà ha detto cornuto. Cornuto di padre. Non sempre bene lo dice cosa. Cornuto, eh? Non dovete dire questa cosa, fammi la cortesia. Auguri mamma, scusi il ritardo, problemi di lavoro, ho portato anche Enrico. Tantissimi auguri signore, come sta? Come sta? Ma come fai a lavorarci insieme? Ci vuole pazienza. Con un uomo così incapace di assumersi responsabilità. Grazie nemmeno mamma. Nemmeno gli 80 anni di sua madre riesce. 80? Urca! Questa povera mamma che lo ha messo al mondo tra mille sofferenze. Ma lo sai che quando è nato pesava quasi 6 kg? Non volevi uscire, apposta me lo facevi. Sì, mettevi i piedi avanti. Oddio, che sofferenza. Insomma, comunque adesso sei qui e dobbiamo festeggiare. Grazie. Ronny, chiama Galeazzo. Signor, casso? Oh, scette, vallo a chiamare tu. Ronny, che non sia nervoso. Tu mangi con noi, certo, vero? Signora, certo. Sì. Ecco, tu prenderai il posto di Cornelia. No, signora Aurelia, perché a me non mi piace prendere il posto a nessuno. Ma perché? Ma figurati, Cornelia manca dal 93. Ah sì, eh? Ma perché, signor? Avete litigato? No, morì in un brutto incidente. Oddio. Ed era la mia prima sorella. Bella donna. Siedi pure al suo posto. No, signora, io stavo in piedi. No, ti prego, siedi, sai... Tutti gli anni mi fa piacere festeggiare con la mia famiglia, allora anche se non ci sono più faccio mettere il loro posto a tavola, prendo tutta la terrazza. Mi sembra molto bello, signora. Sì. Molto bello e molto nobile. Soprattutto molto caro, visto che pago per 8 e mangiamo in 4. Grazie. È come se mi facessero ancora compagnia. Mi fanno sentire viva. Ronny, oggi puoi sederti anche tu alla mia tavola, prenderai il posto di Camillo. Camillo era il marito di Gemma, la mia seconda sorella. Sì. Aveva zeppola. Quando parlava non capivo niente. Signora, posso servire? Che le carnie ci abbiamo? Ah, potaggio coltivatura. E sarebbe? E sarebbero patate, cipolle e cocuzielle. Vabbè, col caldo, diciamo, libera. Proceda pure, Galeazzo. Mi sa che il prossimo compleanno avremo un posto vuoto anche in cucina. Mirko! Mirko! Ma dove vai, scemo? Mirko! Scusate bambine, quel ragazzino che stava con voi, quello piccolo, dove è andato?
Mirko. Mirko, 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 come stai? Ma che fine avete fatto tu e la mamma? Perché scappavi, eh? Ve ne siete andati un anno che vi cerco, sono disperato, ma non mi avete lasciato un biglietto. Dove stavate? Come stai? Stai bene? Ma che c'è? Non mi riconosci? Mirko, ehi, sono tuo padre! No, papà è morto! Ma no, papà tuo, vero, è morto, io no. Cioè, meglio, sono morto anch'io, però nella televisione, nella picca, cioè, non ti ricordi, sono caduto con l'aereo, per finta, il contrario di per vero. Ma dov'è la mamma? Fammi parlare con lei, dove sta la mamma? Chi sei? Che cosa vuoi? Lasciami! Ma come chi sono? Aspetta, ti faccio vedere una cosa, non avere paura. Guarda, guarda questo disegno. L'hai fatto tu. Te lo ricordi? Il disegno è rotto. Bravo, è rotto! Ehi! Ma non lasci stare! Non insista, è un bambino! Mi scusi, ma cosa sta facendo? Ma di che avete paura? Ma che state scherzando? Io gli voglio bene, come è mio figlio, lui. Sto cercando di fargli ricordare che mi aveva disegnato proprio lui, qui, come sostituto del padre. Però mi aveva disegnato come un postino, il popino! Non si capisce niente. Ma non si deve capire, è proprio il personaggio, un personaggio comico, buffo, perché non si capisce niente. Forse vi ricordate meglio di me come papà, nella fiction. È passato un anno. No. Ma come mai quelle squadre? Non ho lasciato un segno. Una traccia, ero così inconsistente. Ciao Arturo. Mamma, chi è questo signore? Ti ricordi di me? Benvenuto nel mondo reale. De, ma come facevi a sapere che Arturo era qua? Perché la sua mamma viene tutti gli anni a fare il compleanno qui. Ah, ecco come facevi a saperlo, ma sei ragazzo intelligente. Ma di dove sei te? Di Livorno, di Livorno? Sono di Livorno anch'io, dove stai? All'Ardenza, all'Ardenza, oh, ci sto all'Ardenza anch'io. E dove stai? Presente dove è la farmacia? Sì, c'è la chiesa, sì. Quella stradina lì, la prima casa sulla sinistra. Oh, ho capito dove stai, ma sei il figlio della Luciana. Allora c'è andata la tournée teatrale, eh? 92 piazze, così prendiamo pure il finanziamento. A proposito, mi hanno chiamato da Bergamo, eh? Da Bergamo, sì, da nord Italia, perché dici che là non si capisce, chiedono di italianizzare, eh? Gli NMN hanno parlato con te al telefono, perciò non capivano. Mamma, andiamo. Quest'anno devo farvi una sorpresa. Devo presentarvi Galeazzo. Ma lo conosco benissimo. Ma come cameriere, non come cavaliere di questa splendida dama che mi concede il suo fascino e dinanzi alla quale io, onorato, minchi. Galeazzo, questo tuo poetare, Gesù, quanto è banale. Grazie, cara. Andiamo, Nendina. Oh, come lo dici bene. Nonna, nonna! Amore, abbiamo fame! Vedi? Arriviamo. Questa è la prologue di Andria. Le piazze sono diventate 93. Ma sono teatri questi dove mi porti, sicuro? Scopa. Scopa. Reggi, mi può piacere, facciamolo per i nostri tre ragazzi. Due, vero, tieni ragione. Ok, per non ti offendere, adesso non sta a guardare il capello, Regina. Vabbè. Che bello, sembriamo quasi una famiglia. È come scrivere una lettera d'amore, ma l'indirizzo non c'è, perché la scrivo a chi mi abita nel cuore, ma vive senza di me. Meglio non dare troppo peso alle parole, soltanto il tempo un giorno ti farà capire com'è difficile spiegarti la ragione, se una ragione non è. Fa tanto male fare finta di star bene fra tanta gente che c'è, e recitare come fossi un grande attore è naturale per me. Solo veleno per regalo da scartare, per cena un piatto d'amarezza da mangiare, mille giocattoli per farmi perdonare, Babbo Natale non c'è.
Luca, sognami, dormi cucciolo, chi ti stringe da lontano è il tuo papà. Cuore d'angelo, pezzo d'anima, è un pupazzo a darti la felicità. Luca, aspettami, dai non crescere, ferma il tempo che non passo insieme a te. Accarezzami, fammi credere che Gesù bambino preghi anche per me. Vorrei trovarmi dentro il freddo di un gelato per darti il caldo di me, e poi avvolgermi di zucchero filato per farmi dolce per te. Essere il libro che ogni giorno porti a scuola, vorrei nascondermi le tue pastelle a cena per disegnare insieme quell'arcobaleno e colorarlo di te. Luca, sognami, dormi cucciolo, chi ti stringe da lontano è il tuo papà. Cuore d'angelo, pezzo d'angelo, che mi sembra un po' il mio, per godermi il regalo che ho avuto da Dio e lasciarti dormire vicino al mio cuore. Luca, pensami e poi cercami, con il vento manda un bacio al tuo papà. Non deludermi, non far scendere dai tuoi occhi mai una lacrima per me. Non deludermi, non far scendere